un tavolo tecnico per discutere dello stato dell'arte rispetto alla richiesta di candidatura avanzata dall'Associazione Nazionale Città del Tartufo verso l'UNESCO per il riconoscimento della cultura tartufigena come patrimonio immateriale dell'umanità. L'incontro si è svolto in provincia di Perugia, Pietralunga, cittadina da poco entrata a far parte dell'associazione e ha visto la partecipazione di Massimo D'Alema, personalità che, come deliberato dalle Città del Tartufo, può agire in tutte le sedi italiane e europee per intraprendere e appoggiare azioni a sostegno della richiesta. È molto interessante, insomma, seguire questo itinerario. Io sono stato richiesto di dare una mano, non solo come appassionato, diciamo, e cultore, ma anche per l'esperienza che ho fatto come ministro degli esteri, e siamo qui per discutere di come impostare questa candidatura del Tartufo perché venga riconosciuto dall'UNESCO come bene immateriale dell'umanità. Fa molto piacere innanzitutto alla comunità locale e al nostro comune, ma credo che a tutti le città del Tartufo avere personaggi di questo spessore che lavorano per cercare di ottenere e far riconoscere nel mondo quello che è un prodotto che distingue l'Italia rispetto a tutti gli altri paesi. Forte anche del riconoscimento appena conseguito, e cioè la medaglia Spadolini nella categoria della identità culturale, l'Associazione Nazionale Città del Tartufo prosegue il suo percorso, coinvolgendo sempre più soggetti nei territori e più livelli istituzionali per creare massa critica di supporto alla richiesta. La riunione è stata inserita nell'ambito della 26esima Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e della Patata Bianca di Pietralunga. Ci ritroviamo con molti colleghi delle città associate e ci serve questo anche per rifare il punto dell'iter della pratica che noi abbiamo presentato presso la Commissione Nazionale dell'UNESCO e che attualmente ha, diciamo, un suo percorso nei ministeri dell'agricoltura e dell'ambiente, per cui noi l'accompagniamo e ogni occasione è importante per coinvolgere le comunità, le scuole, gli operatori, le associazioni dei tartufai, perché credo che sia proprio un compito di tutta la filiera del tartufo lavorare per questo obiettivo.